a tutti ragazzi, oggi sono qui sul web e voglio provare a giocare con Akinator o Akinator, come lo chiama Bubble. Esatto. Niente, voglio vedere se mi indovina. Diciamo che normalmente l'ho fatto la prova 2 mesi fa e non mi aveva indovinato manco per sbaglio. Quindi oggi siamo qui con Bolla. Bolla, tu oggi avrai un incarico importantissimo. Sempre che la pagina si carica. Cioè, io non so veramente che cosa sanno gli altri di me, quindi per me è molto difficile fare... Metto ovviamente un'età fasulla, ragazzi. È molto difficile rispondere cercando di farmi indovinare. Il suo personaggio è nato in Italia? Beh, Bella. Direi... No, Rumenia. No, sì che sono nato in Italia. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube? Certo, sì. A che fare con Fabi J? Allora, esclusa quella notte di follie e sesso sfrenato, no, direi di no. Il suo personaggio è De Roma? Bubble, sono De Roma? Beh, l'accento ci sta, però io direi di no. No, Roma è una città proprio brutta, vero? C'è sta brutta gente. Infatti, ci vive Bubble, quindi vive è fatto proprio schifo. Il suo personaggio ha partecipato al Giffoni Film Festival. Cos'è? No, cos'è? Il suo personaggio ha che... Ah, ma educato, ti dà del lei. Il suo personaggio ha a che fare col mondo dei videogiochi? Sì. Sì. Porta gli occhiali? Porti gli occhiali, questo non lo so nemmeno io. No, diciamo che sono arba come una talpa, ma piuttosto che mettermi gli occhiali, no. Il suo personaggio gira video su Minecraft? Sì. Sì. Ha qualche strana fobia, a voglia. Allora, beh, ragazzi, vi dico solo che la sua fobia più grande è il void. Cioè, voi per sbaglio giocate agli Skywars, una cosa simile, lei si mette a urlare. No, no, io infatti non ci vengo. Ma perché è una strana cosa? Penso che sia una sorta di deformazione da programmatrice. Cioè, il fatto del void o in generale dei bug, cioè tipo il personaggio che sprofonda nel... non lo so. Comunque, a parte questo, mi fanno sincero terrore i clown. Cioè, in realtà non è che mi fanno proprio terrore come quelle che urlano appena li vedono, però mi fanno ribrezzo. Cioè, li trovo veramente brutti. E poi vabbè, classico i ragni. Comunque sì. È mai stata a Los Angeles? Sì, magari. No. È già tanto se sono andata. Qua da Genova se sono andata. Boh, in Toscana, già quello è. Ha a che fare con dei leoni? Bubble, che è Cobo questo? Questo è Tuono, ragazzi. Tuono. È Tuono. Tuono che si mette sempre avatar di leone, là, l'ha fatta scioppona. Però no, direi di no. Il suo personaggio è di Benevento? No. Eccola là, ragazzi. Oh. Tutte le volte che provo a fare sto gioco, o esce fuori che sono una degli Eternal Love, o esce fuori che sono che noia. Che palle! No, fa parte degli Eternal Love? No! No! È stato creato dalla Capcom? È stata creata, Roman. Creata, no. Attenzione, è fidanzato? Beh... Sì, con Bubble. Bubble. Certo. Tesoro. C'era anche un commento con questa cosa. Non possiamo più tenere la nostra passione nascosta. Fatti. Mamma mia. Sì, no, in realtà non sono fidanzata ovviamente con Bubble, ragazzi. C'è anche chi sotto all'ultimo video ha detto che sono fidanzata con Bubble. Però no. Diciamo che è un po' come un fratellino minore. Da. Comunque guarda, è fidanzato, già mi sta appioppando gli Eternal Love, sono sicura. Perché io gli ho detto sicuro che non sono degli Eternal Love, ma sicuramente alla fine... Il suo personaggio è grasso. No, direi di no. Non lo so. Beh, però, no, dai, non lo so, non lo so, perché la gente non lo sa, quindi... Quindi, non lo so. Vive in Sicilia? No. No. Guarda, ha delle origini, che si sta sforzando. Il suo personaggio ha più di 20 anni. La risposta sarebbe ovviamente sì, perché ho più di 20 anni. Però, non lo so, diciamo, cerchiamo di rispondere. Il suo personaggio è femmina? Non lo so.
ha a che fare con i fiori? Ma cosa c'entra con i fiori? Cosa c'entrano i fiori? Boh, sì, faccio giardinaggio. Non lo so. No. Il suo personaggio è la ragazza di uno youtuber. Non che io sappia, direi di no. No. Poi magari il tuo fidanzato, magari il tuo fidanzato nasconde qualcosa. Nasconde qualcosa. Ebbene sì, ragazzi, ha i capelli lunghi e castani. So che penso che qualcuno mi immagina bionda perché all'inizio avevo l'avatar biondo, però no, ha i capelli castani. Comunque penso che sia la risposta corretta sia non lo so, visto che in teoria voi non lo sapete. Prossima domanda. Il suo personaggio è maschio? Ma se ti ho appena detto che sono femmina. No, potrebbe essere o femmina o maschio, oppure boh, non lo so. Coccodrillo. Maschio, no. Per quanto qua mi sa che molti dei miei iscritti hanno detto di sì, qua. Sì, infatti. Sì, è maschio. Ragazzi, non sono un maschio, sono una femmina. Sto pensando a... Attenzione, ragazzi. Oh... No, non ci credo. Sta pensando. Ti è uscito. Niente. Aspetta, indovinato, ma che vuol dire? Sai che sta pensando, ma non mi sembra sia adatta ai bambini. Ma cosa vuol dire? Ragazzi, lui ha indovinato. Ha detto che ha indovinato. Sa chi sta. Non ci credo, ma perché? Dai. Roman, fai la pornostar di mestiere, no? Perché no. Non ancora, dai, riproviamo. Vediamo se stavolta Spelezzo ci indovina. Il suo personaggio viene dall'Italia? Sì. Il suo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Sì, mi hanno trovato sotto a un sasso. Stavo lì, poi è arrivato YouTube. Di nuovo, a che fare con Favij? No! No. Ha i capelli lunghi? Non lo so. Ha la barba lunga e folta. No, non c'ha la barba. Di nuovo, ha a che fare coi fiori? No. Basta. Che palle. È femmina? Sì. Ora mi chiede se sono maschio. È la ragazza di uno youtuber. Allora, cioè, rendetevi conto, se una è femmina, allora deve essere famosa per forza perché è la ragazza di uno youtuber. No. Ha i capelli colorati. Non so se lo chatouche conta. Però no, direi di no. Però essendo che noi dobbiamo sempre rispondere come se non lo sapessimo. Non lo so. Non lo so. Il suo personaggio è cattivo. Bubble. Beh, se ti riferisci a Bubble, ovviamente è malvagio. No, Rowena no, è carina, dai, coccolosa. Il suo personaggio porta una bandana viola? No. Ma chi sei io? Ma no, ma di nuovo, ma perché? Mi dice ho indovinato. Non sembra sia adatto ai bambini. Ma che te fumi? Non ci credo. Ma perché? Ok, ragazzi, spegnete immediatamente questo video. Non sono adatta ai bambini, quindi non guardatelo. Esatto. Mi raccomando. No, mi sa che c'è un bugghino, sai, bolla. Dici? Ho fatto la sciocchezza prima di mettere 13 anni, adesso ne faccio 25 e vediamo se anche stavolta mi dice che non sono adatta. Ci sei, Bubble? Sì, sì, ci sono. Terza volta, dai, riproviamo. Viene dall'Italia? Sì. Sì. È famoso grazie a YouTube? Sì. Sì. È la fidanzata dei Favij? No. È un personaggio di Roma? No, di nuovo. È un robot? Oh mio Dio, sono un robot. Sono un robot. No, io non sono un robot. Questa cosa è terribile. Il personaggio fa sigle? No. Ah, tutti i ragazzi sono Rowan. Escludendo la canzoncina di Bubble che abbiamo fatto su il tema di Trono di Spade. Ah. Il suo personaggio ha a che fare con Favij? No. Che palle. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Sì. Porta gli occhiali? No. Non lo so. Ah, è vero. Fa parte degli Eternal Love. Che palle, mamma mia. Il suo personaggio ha a che fare col giallo?
No. Hai ucciso qualcuno, Rowan? Mi devi dire qualcosa? Quel giallo, sì. Il suo personaggio compare in una sola puntata? No. Andiamo avanti. È una comparsa. Ha a che fare con due ragazze. Non so che cosa intende. Potrebbe, ma no, diciamo di no. Due ragazze, no. Il suo personaggio ha di Call of Duty? No. No. È famoso grazie a Minecraft? Sì. Ha scritto la critica della ragion pura. Oddio. Allora, tu mi devi dire quanta persone che hanno a che fare con Minecraft hanno possono aver scritto la critica della ragion pura. Oddio santo. Ha una fidanzata italiana? No. Il suo personaggio è il protagonista di Kata e i misteri della sfera? No, non so che cos'è. Cos'è? Il suo personaggio canta Call Me Maybe? No. È femmina? No. Sì. Sì. A che fare coi fiori di nuovo? No. Ancora questi fiori. La ragazza di uno youtuber? No. Attenzione, si è mai fatto vedere in faccia? Dai che la stai indovinando. No. Oh, è di Torino? No. No, sono di Genova, ragazzi. Sono cattiva, abbiamo detto di no, il cattivo è Bolla. Vive in Veneto di nuovo? No, Genova. Zena, bell'infige. Oh, trilli, 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 taccio musse che mandilli. Mandilli, okay. Regina, taccio musse che dinà. Anche secondo me. Sta pensando a... Attenzione, attenzione, attenzione. Sì, mi ha indovinato, non ci credo. Davvero? Allora prima non mi facevo indovinare perché secondo lui sono tipo... Boh. Perché ti davo 13 anni. Davvero ti ha indovinato? Mi ha indovinato, wow. Mi ha indovinato, giuro. Rowan RK Game, yeah. Yeah, non l'avrei mai detto. Yeah. Ok, ora gli diciamo di sì se riesce a prenderlo. Sei famosa quindi, eh? Sono famosa, Bubble. Yeah! E sono vietata ai minori. Ragazzi, mi raccomando, non guardate. Potrebbero esserci scene di sesso. Vediamo il riepilogo della partita. Vediamo se abbiamo dato qualche risposta sbagliata. La prossima volta dobbiamo... Ti devi portarti appresso un rosario, così mentre che aspetti. È un rosario. Attenzione ragazzi. Ok, ho scoperto una cosa bellissima. Cosa? Il suo personaggio vive in Veneto. Ho detto di no, in realtà è sì. Quindi ragazzi, aggiornate per favore i vostri libri, perché Genova è in Veneto. Ci siamo spostati. Ragazzi, tutti i genovesi, cortesemente, spostiamoci, andiamo tutti a vivere in Veneto. Va bene, per il resto diciamo che abbiamo dato tutte le risposte giuste. Bene, dai, mi sono divertita a fare questa partita. È stato carino il fatto che ci abbia indovinato. Niente ragazzi, grazie come sempre per avermi seguito. Fatemi sapere, insomma, se fate anche voi il giochino, se vi indovina, se mi indovina oppure no. Vi indovina sarà un po' difficile, però se mi indovina oppure no. Da Rowan è tutto e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Bubble sei uno Allora, Rowan sta per editare il video e Bubble esce fuori con: ah, non mi aspettavo che ti riconoscessero. E io: perché? Non mi aspettavo che mettessero youtuber mediocri. Sei una carogna, Bubble.